Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Final Fantasy XIV perché mi sentivo di fare questo video in quanto qualcuno di voi mi aveva detto nei commenti quando avevo parlato del Tataru Helper della possibilità di giocarci completamente tradotto con un traduttore simultaneo. Mi aveva detto, guarda, Final Fantasy è un gioco che è lento all'inizio, ti può fuorviare ma poi decolla. Allora, non so se sono già nel momento in cui il gioco decolla, devo solo dire che la storia mi sta piacendo abbastanza, per quanto non sia decollata si capisce, usando appunto questa schermata nera qui, che mi traduce tutti i dialoghi, per quanto ogni tanto faccia qualche strafalcione si capisce, perché poi magari guardo l'inglese e finisco di tradurre quello che magari non è preciso. Ma veramente mi sta intrigando perché il gioco è... Allora, quello che dovete tenere a mente una cosa è quando iniziate a giocarlo e vi fate la prima ora dite ma che è sta roba? E penserete, pertanto così gioco a World of Warcraft. L'avevo pensato anch'io perché l'ho iniziato tipo 3 volte. Ma se riuscite a resistere, o più che altro dovete forzarvi a resistere perché il gioco non è minimamente quello che vi dice di essere all'inizio e anche com'è ora, come lo sto giocando ora, so benissimo che non è come... non è tutto, insomma. Quello che vi voglio mostrare in questo video sono quello che, diciamo, sono le classi lavorative e il sistema di classi in generale. Le lavorative e le classi di raccolta ci potete accedere solo dopo diverse ore, perché io al momento sono in una zona molto lontana e ho partito all'Insa Lominsa e sono andato a Ulda. In sintesi, l'Insa Lominsa partite qui, Ulda è qui. Sono dovuto andare anche a Gridania, qua, le 3 città principali dove potete partire all'inizio. Gridania è la città in mezzo alla foresta, l'Insa Lominsa è la città sul mare. E questa è la città nel deserto, una città molto bella, non mi ispirava molto, l'ho vista, è veramente una figata. E grazie a una missione che mi ha reso, diciamo, una sorta di ambasciatore per l'Insa Lominsa, mi hanno dato un biglietto per prendere la nave volante e arrivare prima a Gridania e poi a Ulda. E dato che a Ulda solo lì ci sono i trainer per imparare le professioni di minatore, goldsmith e altro, insomma, ne ho approfittato, ho fatto un giro per la città già che ero lì e le ho prese. E ora vi voglio mostrare come funziona. Allora, non so ancora, non ho dimestichezza ancora con i menu, Allora, questo dà un po' fastidio per quando apro questo menu qui, ma tanto qua al momento non mi interessa perché ho tutta roba non sbloccata. Allora, il sistema di classi funziona in questo modo. Premendo C vedete la vostra, i vostri attributi, quello che avete addosso, il profilo insomma con la vostra razza, la città-stato a cui appartenete e i vostri dati bio, ecco. Il sistema di classi è qua. Qua vedete che io adesso sono livello 17 arcanista, quindi sono proprio all'inizio. E qua vedete invece le lavorative che ho preso. Ho preso minatore, botanico, ho preso questi due in questa città e anche l'alchimista mi pare che fosse qua. Comunque, e poi il blacksmith che invece davano direttamente di là in all'Insa Lominsa, la mia città principale. Mentre invece dove all'Insa Lominsa, dove comunque potete prendere anche, dato che è una città portuale, il pescatore. Mentre invece a Gridania ho visto, poi non ho controllato le altre, c'era l'abilità di la classe dell'arciere, quindi per attaccare da lontano l'arciere, eccolo qua, potevo prenderlo, vabbè. Parlate, vi fa una missione illustrativa e dopodiché vi dà missioni ogni tot livelli, quindi potete sbloccare l'equipaggiamento. Ma come fate a cambiare classe da una all'altra? Ora vi farò vedere come funziona il mining. Qui ci sono le classi, non ho ancora ben capito, vedete che io non sono esperto di questo gioco minimamente, cosa succede se mi attaccano quando sono un minatore, perché cambio completamente. Vabbè, in pratica qua avete la possibilità per ogni classe di vedere tutta la roba che avete e il gioco in automatico vi consiglia tra le roba che avete nell'inventario qual è la migliore da equipaggiare, gli fate equip e le equipaggiate e va bene. Cliccando qua invece su gear set list, praticamente se fate più vi salva quello che avete addosso, quindi prima vi fate il raccomandato o ve lo settate voi, poi fate il più e ve lo aggiunge, vedete che avete tutte le classi. Vedete, io qua ho minatore, se io clicco minatore, equip.
Vedete, sono praticamente senza vestiti perché non ho nulla, ho solo il piccone e la maglia sopra e basta. Però adesso siamo nei minatori, quindi non so, ripeto, cosa succede se mi attaccano. Però la cosa che vi deprime se siete degli amanti del gathering come me è che quando voi vagate per il mondo, iniziate le prime 1, 2, 3 ore di gioco, non vedete niente da scavare. E sì, è giusto, perché quando voi prendete la classe di raccolta avete questo tasto prospect, vedete esce prospect meno perché non c'è, era già attivo, lo attivo e sulla mappa compaiono questi simbolini mineral deposit e man mano che salite di livello, all'inizio è dove è veloce, vi si sbloccano altre abilità, ad esempio questa mi fa vedere, una volta che avete attivato la prospezione mi fa vedere dov'è il minerale più vicino, quindi se non ne vedete sulla mappa vi indica, vedete adesso io premo qui e mi indica qual è il più vicino. Qua invece avete modo di aumentare le chance di ottenere degli oggetti di 1 o 2 livelli e questo vi fa vedere. Allora, qua invece là, il più promettente, diciamo, punto di scavo. Infatti, se noi ci avviciniamo alla zona di scavo, adesso qua non c'è perché è sopra. Quindi andiamo su. E la cosa veramente interessante è che vedete. Cliccando, lui vi mostra, ed è una cosa innovativa, potete scegliere quale materiale cercare, quindi non raccogliete tutto e vi dà anche la percentuale. Man mano salite di livello, queste percentuali salgono, ma è anche vero che con queste due abilità qui, Sharp Vision e Sharp Vision 2, potete cliccando per qualche secondo aumentare la percentuale. All'inizio, quando ero di livello 1, questo Bone Chip si raccoglieva al 50%. Mentre questi due a 100, io vedete clicco e raccoglie col 100% di possibilità, ho anche livellato e ho ottenuto un'altra abilità, Sneak. E questo mi permette di evitare nemici fino a 4 livelli. Ah, ok. Ok, Sneak, qua mi dà abilità. Questo non lo traduce, però almeno qui non è gergale l'inglese. Fino a 4 livelli più di noi. Se invece io clicco qui, lui continua a scavare. Fino a che il deposito finisce. Perché sto scavando il Bone Chips? Perché devo fare una quest, che è la quest di livello, la seconda quest che si poteva prendere a livello 5 di minatore. E mi darà un'altra parte di equipaggiamento. Adesso io continuo a scavare, devo raccoglierne 40. Vedete che ogni volta che trovate all'interno del mondo una quest con il punto esclamativo, scusate, sul fumetto blu col più, vuol dire che vi sblocca qualcosa a livello funzionale. Ad esempio, io sono arrivato nel quartiere residenziale dove i player possono prendere le case, ma non potevo entrarci. Ho fatto una quest che aveva questo e mi ha sbloccato appunto l'ingresso a quel quartiere. Anche l'housing. Mamma mia, tanta roba. Tanta roba perché sono, diciamo, istanziati fino a un certo punto, ma soprattutto ci sono tipo 24 quartieri e pieni quelli, dovete solo attendere che qualcun altro venda. Quindi, ok, non paga. Nel momento in cui comunque qualcuno non paga più l'abbonamento, smette di giocare, si libera un posto. Poi, anche è vero che ci sono 1000 server, quindi non è un gran problema, però dovrei raccoglierne 50 di queste. Quindi vedete che intanto mentre scaviamo abbiamo praticamente fatto un altro livello praticamente perché siamo praticamente eravamo al 7, abbiamo fatto l'8 e ora facciamo il 9. Il bello è che all'inizio sono livello 5 di depositi, spostandomi ho trovato livello 10 e livello 10 aveva delle cose che comunque facevo molto più fatica a scavare, ma all'inizio dovevo trovare il copper e il copper non lo trovavo. Mi sono dovuto spostare molto più a nord, dove non nei giacimenti di livello 10, ma nei giacimenti di livello 5, cambiava totalmente quello che trovavo all'interno. Quindi molto interessante questa cosa. E poi ovviamente avete la libertà di scavare e andare a vendere all'asta le cose, oppure craftare le cose, perché adesso vi faccio vedere un altro sistema di job, perché poi vi dico già come finirà il video. Vi mostro la consegna della quest e l'ottenimento dell'altro pezzo di equipaggiamento. Vedete che comunque continuano a generarsi, quindi non è una cosa per cui dovete vagare 1000 chilometri.
Dov'è? Eccolo lì. Siamo a livello 9 intanto. Adesso finisco questa cosa qui e vi faccio vedere il crafting per quanto riguarda l'alchimia. Perché ho preso il botanist. Il botanist l'ho preso a Gridania. Quindi potete raccogliere anche le erbe, gli alberi, insomma. E il bello è che vi fa una spiegazione, uno spiegone ogni volta che prendete una classe nuova o una classe lavorativa nuova, vi spiega il lavoro che fanno e i botanici dicono: noi abbattiamo solo gli alberi che stanno per morire e così via. Abbiamo trovato Sharp Vision 3. Ok, quello che ci dice è che non si può applicare questo potenziamento della percentuale di raccolta dove è segnato con 0. In addition al mining, i minatori possono usare la secondary tool per quarry item from the rocky outcrops. In caso di depositi minerali, sono ok. Praticamente posso anche fare quarrying, che non so che cosa voglio dire quarrying, però diciamo che sono tutte cose abbastanza imprevedibili, perché il gioco continua a nonostante per quanto riguarda l'Arcanista al momento è qualche livello che non sblocco più abilità, è un continuo scoprire funzioni nuove, nuove meccaniche nuove. Me ne mancano due, poi vi faccio vedere il Botanist o magari vi faccio vedere anche l'altro e poi consegniamo la questa. Vedete che intanto qua sta continuando tra 2 ore, ma non guardo. Ok, abbiamo completato la questa. Ora vi faccio vedere. Vediamo un attimo. Allora, possiamo prendere il botanist. Vediamo un po'. Botanist, eccolo qua, BTN. Equipaggio. Oh, per questo qua possiamo. Si chiama Triangulate per cercare le cose più vicine. Però credo. Eh no, qua non se ne trovano perché siamo nel deserto. Mannaggia. Vabbè, vi faccio vedere allora l'alchimista. L'alchimista può lanciare questa abilità qui, la sintesi di base, andando su Crafting Log. Potete vedere le cose che potete craftare. In questo caso l'acqua distillata, mi serve la Muddy Water, poi posso Synthesis e andare a craftare le varie cose usando questo. Vedete che sto distillando ora con i materiali e il bello è che avete visto che è salita quella barra lì. In pratica ogni volta che la usate scende la durabilità di un'attacca di un quadratino. Quindi se non siete abbastanza bravi arrivate alla fine a rompere l'oggetto, quindi non riuscite a farlo. E qua c'è anche il pannello della qualità, qua ci sono i vari calcoli con tutte le cose che potete fare, insomma questo è il lavoro dell'alchimista. Stessa cosa comunque funziona per il fabbro. Il fabbro che tra l'altro, Ctrl I aprite l'inventario diciamo degli oggetti. Fabbro che, dato che non ho fatto la classe, non ho fatto l'outfit, cliccando col destro sul martello da fabbro, equippa e vi trasformate in automatico in un fabbro. Quindi anche qui dovrebbe essere crafting log. Vedete, lingotto di bronzo, vi servono questi materiali. Sintesi. Mettiamo la nostra mini forgia e possiamo andare a fare il crafting. E saliamo di livello e abbiamo livellato. Va bene, dai, abbiamo visto abbastanza. Andiamo a consegnare a questo. Mi rimetto come minatore perché sennò il tizio non mi parla. E andiamo a consegnarla e prendiamoci l'oggetto nuovo. Ora si torna in città, la città Ulda Step of Dal, quel cancello lì. Ci andiamo con la corsa automatico, correre in avanti. Non è un autopath. Quindi niente, ci vediamo direttamente là. Ok, siamo a Ulda, città veramente molto carina.
tasto centrale del mouse avvia la camminata in avanti. Vedete qua in fondo abbiamo, vedete tutto indicato sulla mappa dove dobbiamo andare, che ha un minimo di senso dell'orientamento. Sbloccate sempre i cristalli quando li vedete, che vi serve per il teleport. Dobbiamo andare qua, dove c'è il minatore. Gli consegniamo questi oggetti, questi bone chips, che comunque potremmo tranquillamente poi andare a riscavare e vendere all'asta. Però al momento è importante fare la quest. Livello 10 minatore, sono arrivato a livello più alto qua. Mi ci vuole poco per superarmi come livelli rispetto alla classe da avventuriero che ho. Facciamo la corsa. E vediamo che oggetto mi dà. Comunque, andare a completare il mio equipaggiamento, perché comunque bisognerebbe un minimo, perché ci danno bonus. Ok, vedete qua, traduce. Ricorda, sono 50 schegge d'osso che voglio che tu porti. Buona fortuna. Me lo portate, sono qua. Cavali. Tac. Andova. Video. Ah sì, precisamente 50 schegge d'ossa, hai fatto bene, Indy. Non c'è dubbio che hai avuto problemi a rintracciarli all'inizio, ma il chip che hai trovato ha aggiunto alla tua comprensione. Vabbè, sì. Si capisce, eh? Non facciamo i fini. Per i tuoi sforzi sei arrivato a sapere dove è meglio cercare le schegge d'osso, così vale per tutto il resto che estraiamo. Ora, oltre a imparare dove trovare i materiali, dovresti anche fare un punto per sapere chi ne ha bisogno. Per esempio, gli armaioli fabbri sono i nostri migliori clienti quando si tratta di minerali, mentre gli orfi farebbero fatica a esercitare il loro mestiere se non gli fornissimo di oro e pietre preziose. Quei tipi, no, e non dimenticare gli alchimisti, quei tipi non hanno mai abbastanza sale grosse, cinabro. Sì, sono quei due cristallini che avete visto prima che potevo scavare insieme alla pietra d'osso. Quelli li servono per l'alchimia. In breve, sapere da dove viene e va. Ok, sì, ma in sintesi ci sta dicendo niente di interessante. Sì, no, si tratta di non dover memorizzare tutte quelle informazioni. C'è un registro di raccolta, fatene buon uso, non potete sbagliare. Va bene, questo è tutto per ora. Continua con i tuoi sforzi, tra non trovarmi quando avrai trascorso più tempo nel terra selvaggio con il piccone in mano. Avrò un altro compito per te quando avrai perfezionato il tuo swing. Che vuol dire? Vabbè. Ogni 5 livelli raggiungi che hai raggiunto come minatore. Guadagnare un'abilità per trovare minerali, giacimenti di più alto livello. Sì, lo sto traducendo perché queste qui le traduce dopo che queste schermate qui. Infatti, una volta che è finito, poi mi fa la traduzione. Puoi usare l'azione Lay of Land Miner per aiutarti a localizzare i depositi. Sì, quello che vi stavo spiegando. Posso sceglierne uno, l'Edra Culotte o i guanti? No, io non ce la faccio proprio a vedere così, quindi prenderò le culotte, i pantaloni. Gathering più 8, questo Gathering più 12, mannaggia. Sì, però è una questione di immagine, non posso farmi vedere in giro così. Ok, questa completata, dovrei tecnicamente aver già fatto il livello 10, quindi dovrei avere già la missione da prendere, infatti. E qua me ne darà un'altra con altre cose da raccogliere. Comunque, anyway, vi faccio vedere adesso come si fa. Prendo i pantaloni, le culotte, le leather culotte, vedete tutte le classi, quindi la puoi equipaggiare, equip. Tecnicamente potevo usare nell'inventario tutto quello che avevo per tutte le classi, non necessariamente quello che mi dà, perché alcune sono bindate ad alcune classi, altre invece a tutte. E quindi potevo usare quello, potrei usare attualmente quello per riempire tutto quello che mi manca, però mi darebbe magari dei bonus a il combattimento, la forza, che non me ne frega niente. Ok, questo è l'abbigliamento. Ora, che si fa? Dovrei salvarlo, perché se io adesso cambio classe e torno qui, me li rimette senza i pantaloni. Quindi andiamo a Gear Set List, il miner, facciamo delete set del minatore, lo ricreo con, perfetto, con tutto l'equipaggiamento completo. Ora, cosa farò? Beh, tornerò all'avventura come Arcanist. Quindi, non che sia cambiato molto l'abbigliamento, però si torna a fare missioni. Vedete che adesso questa non me ne dà più. Bene, ragazzi, questo era un piccolo focus, diciamo, su quello che è la parte dei mestieri, del gathering e del crafting. Ovviamente ci sono mille altre cose, non ho ancora preso una cavalcatura.
Tra l'altro sappiate che il Chocobo, Chocobo, come si pronuncia, possono diventare anche dei companion. A un livello le prendete come cavalcature, a un altro livello potete usarle come combattenti al vostro fianco. Mentre potete livellare le varie fazioni, quindi le varie città di cui potete affiliarvi, a un certo punto vi potete affiliare una o l'altra, non necessariamente a quella a cui siete partiti inizio gioco. E salendo di livello addirittura vi verrà affidata una squadra che potrete mandare in missione, quella che da quello che ho capito. Quindi diciamo che lo trovo piuttosto intrigante. Ora, che cosa dovrò fare adesso? Adesso quello che dovrei fare è questo. Devo andare a prendere questo cristallo, così me lo salvo e posso teletrasportarmi direttamente qui ogni volta. Dopodiché mi teletrasporterò all'Imsa Lominsa ancora, senza dover prendere il dirigibile ancora perché quello si paga e io ho settato casa all'altra città. E tornerò là perché la missione principale, che la missione principale è sempre riportata qua in alto, quindi non potete sbagliarvi, per continuare la storia principale. Potete portare avanti la storia principale o le missioni della vostra classe, come il crafting vi porta avanti con le sue missioni, quelle che abbiamo fatto adesso. La missione di classe principale vi darà poi l'equipaggiamento giusto per la vostra classe, insomma. Quindi di cose da fare ce ne sono. Non è un sandbox, nel senso che, ok, potete decidere il vostro destino, decidere cosa fare, decidere di commerciare, vendere all'asta, craftare, quello che volete, però la base in sé è quella della storia. Cioè vi giocate la storia, vi fate le quest, insomma, questa è la natura theme park del gioco. Ok, attuning del cristallo, questo tecnicamente dovrebbe salvarmi. Ok, e ora fare il teleport all'home point, che spero l'Imsa Lominsa Lower Decks infatti mi riporterà là. Ho avuto un attimo di incertezza. Ora vedete qui, questo è una missione che dovrei fare perché all well healed youth, questo ci sblocca qualcosa nel gioco e rimanderò il mio ritorno a casa per vedere che cosa mi sbloccherà questo, che possono essere menu qui con quindi funzioni nuove di gioco, insomma, e così via. Io con questo vi saluto, vi rimando sempre a guardare tutti gli altri video, insomma, del canale e fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è integrato il gioco lo potete giocare a gratis, nel senso che c'è la free trial. Ovviamente con la free trial non potete avere più di tot gold, gil si chiamano, 300.000, quindi io ne ho 5.000, 7, quindi non c'è pericolo. Tuttavia non potete interagire con il mercato, quindi, e non potete creare i party. Io al momento non ho mai creato party, invece ho fatto l'abbonamento, ho comprato il gioco perché mi interesserebbe l'asta, però non ancora, quindi potevo aspettare, sì, però il fatto di aver tutto sbloccato mi dava più sicurezza, insomma, quindi va bene. Ragazzi, io con questo vi saluto, vi rimando al prossimo video gameplay e fatemi sapere. Ecco, come vi ho detto, il gioco nasconde pieno di sorprese perché la missione che ho appena accettato mi porta una sorta di con un dirigibile già pagato come regalo. Mi porta in questa location che mi ricorda un po' una Las Vegas dove si possono fare svariati giochi, vincere svariati premi. E queste sono attività definite un pochino per spezzare un po' la monotonia dell'avventura, del killing, del crafting, del gathering. Quindi insomma, con tutti i personaggi classici dei Final Fantasy, quindi il cactus che si muove un po' stile egiziano. Noi siamo appena sbarcati, quindi andremo un pochino a esplorare adesso che cosa succede. Questa è una piccola postilla per voi se siete arrivati fino a questo punto del video, perché veramente, veramente interessante. Sicuramente, conoscendo la tipologia di giochi orientali, sarà pieno di ticket da dover prendere, insomma, però ci siamo anche sbloccati dell'oro. Siamo arrivati qua e abbiamo sbloccato un'altra cosa. Ora, Gold Saucer, vedete, è ora accessibile. E qua ci spiega come funziona. Benvenuta alla Mandeville Gold Saucer, dove tutti i tuoi sogni possono diventare realtà. Così è, tutti i tuoi sogni diventano veri con... Ok. Gold Saucer Points, eccoli qua, infatti i punti, possono essere, i soldi possono essere scambiati in una sorta di fish. Il current rate è 10 gil per un MGP. Va bene.
Non possono essere convertiti indietro in GIL, ma i punti possono essere usati per acquistare un assortimento di fantastici premi. Se no, diventerebbe una sorta di gioco d'azzardo, credo. Quindi, può andare qua per ottenere diverse cose. E vedete qua, Airship Ticketer, altra cosa da sbloccare, che adesso mi ci butto subito a fare. Però vedete che già la mappa è cambiata e siamo in questo mondo delle meraviglie. E già è cambiato tutto, ci sono altre cose. Scratch Itch, Passion for Fashion, mamma mia, ma quanta roba c'è da fare, mamma mia, sono tutte cose diversissime tra loro, quindi non è farma questo, farma quello, cioè sono tutte cose diverse, eccezionale. Ok, adesso vi saluto davvero, ciao ciao.